sono, quindi. E per esempio cosa fa questo apicoltore? Cosa fa? Per esempio Alfredo, l'apicoltore, quando ci ammaliamo ci aiuta a guarire e quando non riusciamo a trovare niente per sopravvivere, magari perché fa troppo caldo, ci porta da bere e da mangiare. Insomma, abbiamo una casa moderna e un valido amico in cambio di un po' di buon miele. Un bello scambio, non credi? Sì, è vero, non ci avevo mai pensato. Avete capito, bimbi? L'apicoltore, se le api hanno bisogno di qualcosa, gliela porta subito, così possono vivere felici. È un amico delle api. Ma scusami, cosa ci fa il tuo amico Alfredo con il miele, dice la Pina? Se lo mangia! Piace molto anche a lui. Per lui però gli ho dovuto spiegare molte cose che non sapeva. Cosa gli ha spiegato, per esempio? Per esempio gli ho spiegato perché il miele non ha sempre lo stesso colore e perché il nettare che vado a raccogliere su un fiore di girasole è diverso da quello che raccolgo su un fiore di castagno. E anche il suo sapore è molto diverso oltre al suo colore. Voi lo mangiate il miele? Sulle mani, chi lo mangia? Io. Tutto. Davvero tutto? Tutto. Chi è che mangia il miele ancora? Lì giù? Vediamo. A chi piace il miele? A te come ti piace mangiare il miele? Al barattolo. Al barattolo, direttamente come l'orso Winnie Pooh? Ancora chi mangia il miele? Come ti piace il miele? A me mi piace quello che prende con la cucchiaia, così sto male. Anche tu dal barattolo, e tu? Mi piace dal cucchiaino. Ah, tutti dei golosoni, io invece lo mangio sulle fette biscottate. Voi? Ti piace il miele, amore? Io col tè. Con il tè, che carina! E tu invece come lo mangi il miele? Pane. Sul pane, brava! E tu? Pane. Anche tu sul pane! E tu? Anche tu sul pane! Tutti e tre sul pane, no? Chi manca? Oh, vediamo un po', come lo mangi il miele? Io col pane. Oh, anche tu sul... Oggi il pane stravince! Io con il... Cucchiaino e pane mi sembrano i più quotati, tu? No, il barattolo. Oh, allora, il barattolo e il pane. Allora, qui ci... come ti chiami tu? Martina. Allora, Martina vuole sedersi sul palco, mi sa che la dobbiamo accontentare. È un po' alto? Sì, 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 spostiamo questi. Piano, piano, piano. Ok, Martina oggi vuole condurre con noi questo evento.